Rosalia De Souza per iniziare questo grande, un altro grande sabato targato Teatro Verdi. Questa sera Brasilfolia, perciò siamo tutti a tema brasiliano. Vedremo il grande show di Nildo Brasile e delle sue fantastiche ballerine. E poi il tutto si trasferirà nel nostro privé, che quindi sarà tutto quanto a tema brasiliano, come è stata la bellissima cena che abbiamo avuto il piacere di degustare anche questo sabato, per un altro grande sabato targato Teatro Verdi. Che bonito! L'ho imparato anch'io! No, io non sono mai stanco. Chi viene al Teatro Verdi deve essere sempre carico, se no può stare a casa. Ma è la musica che ti fa tirar fuori tutto, tutta questa energia? Il Brasile, il reggaeton, mi sembra di essere, come posso dire, la pelle, il colore è bianco, però me lo sento un po' dentro, sì. Ma lo sai cosa si dice degli uomini che ballano bene? Cioè, che sono gay? Dai, vai. No! E fanno bene l'amore! Certo, quello è normale. Cioè, fammi il movimento. Vedi, te fai il culo. Eh beh! Ah però! Ciappi, smetti di guardare il cellulare! Questo è il Teatro Verdi e se volete divertire noi siamo qua ogni venerdì, sabato e domenica! Ciao Teatro Verdi! È un delirio! Una domanda alle donne, perché sono di solito quelle più esperte. Secondo voi una mano di un uomo che cosa racconta? È il lavoro che fa. Pure, non so, l'amore, no? No, dipende quanti calli ha nelle mani. Ah, giusto, vedi, per esempio, cioè, se un uomo fa così, la prima cosa che tu dovresti guardare è? Dimensioni. Di che cosa? Il piede? No. E quindi che cosa? Possiamo dire anche pisello. Ma cosa vuol dire? Io non dico. Allora adesso tutti gli uomini presenti mostrino la mano. Beh, facciamo una gara, scusa allora. E pisello l'hai evitato però. Grande sabato notte è giunto al termine, noi l'abbiamo goduto fino alla fine, fino alle ultime note della musica latina che ci ha accompagnato. Siamo pronti per affrontare anche la domenica del latinoamericano qui del Teatro Verdi, quindi abbiamo deciso di pernottare, il divanetto non è male, la compagnia pure, quindi signori, buonanotte a tutti e a sabato prossimo. Facci dormire!